Io sono Massimo di Giricea, uno dei fondatori nel 2010 di questo progetto. E questo progetto è stato, diciamo, ispirato dal popolo degli Elfi, che siamo vicini di locazione, è stato ispirato da Damanhur. Quindi abbiamo questi padri, diciamo così, spirituali di fondazione dell'ecovillaggio. Ciricea parte nel 1 luglio 2010 con 4 persone, ora siamo fortunatamente 14, quindi è cresciuto, c'è un solo bambino ma se ne attende degli altri. Siamo sopra Pistoia, in una collina. Il progetto è partito con prendere subito un grande casolare in affitto senza aspettare proprietà o cose più complicate. Quindi ci siamo, diciamo, lanciati subito con una grande casa in affitto, ora poi dopo si è cambiata, si è presa più grande, con del terreno per fare autoproduzione alimentare con gli orti, e quindi poi facciamo appunto un po' per reddito interno, diciamo, autoproduzione con gli orti, un po' di vendita anche di ortaggi, accoglienza per i visitatori che vogliono venire a vedere l'ecovillaggio. Si era anche provato un progetto di accoglienza e turismo sostenibile all'interno dell'ecovillaggio, però questo è partito, poi dopo si è fermato. Avevamo fatto anche un gas giù nel paese, è partito, poi si è fermato, però sono tutti progetti che poi possibile che si possa riprendere in mano e cercare di fare anche un po' una transition valley, insomma, lì dove siamo noi. Abbiamo un cerchio di condivisione tutti i lunedì, un saluto al cibo, un fuoco sacro, ecco, piccole cose puntuali per, presumo, che ci hanno proprio fatto queste cose stare insieme, crescere piano piano. E ora appunto vi dicevo, siamo 14 e il progetto in questo casone che ci sembrava un anno e mezzo fa di aver preso e di poterci contenere tutti ora è già stretto e quindi si sta cercando affitti anche in questo paesetto vicino a noi. E appunto vi dicevo, ispiratori sono stati Damanhur, la comunità di Damanhur, il popolo degli Elfi e anche il quattro decalogo di Findor, che si è ritenuto uno strumento veramente, su internet si può trovare, sono i 14 punti della comunità di Findor per stare insieme, e veramente fatti benissimo, questo lo consiglio tante volte non li conoscessi. Grazie.